Anfacci a tutti ragazzi, qui è Calù e bentornati. Non so perché su Bestia mi lagga. No, così. Va bene, e bentornati su un nuovo video. Questa volta di sera, e di sera, questo periodo natalizio, vedrete la serie con Minecraft. No, di Minecraft con Jonax. E come si svolgerà lo saprete nel primo episodio, come verrà svolta la serie. Oggi sono qui per dirvi due cose. Innanzitutto, del Gaming Kit. Gaming Kit mi ha proposto una sponsorizzazione, ovvero che tramite il loro link referral, mi hanno dato un link referral e mi hanno detto: guarda, se tu ci fai crescere, noi gli aiutiamo economicamente. Quindi non vi chiedo che se voi vi registrate tramite il mio link referral, mi danno dei soldi, ok? Quindi c'è poco da dire. Il link lo trovate in descrizione e una volta registratovi dovete cercare di fare in poco, termini spiccioli, dei punti. Ogni volta che loggate avrete un punto giornaliero e tipo se superate 30 giorni poi avete ancora più punti ogni giorno. Che ne so, magari per 30 giorni prendete 5 punti ogni volta che loggate. Loggate dopo 30 giorni ancora ogni volta al giorno, prendete 10 punti e così via. Credo che sia al max fino a 25 o qualcosa del genere. Facendo delle, chiamiamole così, missioni o comunque si chiamavano missioni, ad esempio, non so, scaricare un gioco, giocarlo, vi danno dei punti. Una arrivati a tot punti potrete ritirarli con magari RP, ok? Quindi potete lasciare i vostri punti con gli RP. Quindi è un metodo talmente che voi ci dovete, diciamo, fare 1 o 2 ore al giorno per poi fare anche degli RP gratis. Ci sono stati utenti che hanno preso anche 40-50 euro. Io ad esempio sono riuscito a fare 20 euro, poi purtroppo ho tanto da fare e non ci sto più tanto dietro a Game Kit. Però se voi volete farlo è un'ottima occasione per magari shoppare gratis ed è tutto legale ragazzi, per carità. Quindi trovate il link del mio referral in descrizione. Detto questo ragazzi, passiamo a questo fantastico MOBA. Fantastico, oddio, ancora in fase di beta. Anche esso mi hanno proposto mi hanno detto, io sono sincero con voi raga, voglio essere sincero al 100%. Mi hanno detto, guarda, sei un bravo streamer, sei un bravo YouTuber. Noi ti paghiamo per ogni persona che vede quel video e si registra con il tuo link, ok? Quindi io anche per questa situazione verrò pagato, ma credo che questo gioco lo continuerò perché mi piacicchia, non è del tutto male. È un MOBA in closed beta, free to play su Steam, però appunto è in closed beta, in beta. Ci sono due tipi di mappe, la Coliseum, che è la 3 vs 3, quella che andiamo a fare oggi, e la Sanctuary, che sono 5 vs 5. Find the match. È un po' strano come MOBA, perché? Perché per prendere i minion, praticamente, basta in poche parole stare vicino ad essi e anche se non li lassettate prenderete comunque un requisito di gold. Non avete mana e a parte a livello 1 gioco tutte e tre le skill. Ci sono delle parti, cioè le skill sono statiche, ovvero che ogni livello aumentano tutte e tre contemporaneamente di un tot e al 6 si sblocca la ulti. Per ora noi abbiamo pochi champion, abbiamo Guardians, abbiamo questi champion che possiamo comprare tramite i punti devotion. Per ora noi abbiamo questo Karr, Morlock, Basati e Azura, che sono come se te li dessero, non so se sono i free to play, quindi quelli che puoi giocare e poi cambia la settimana come a LOL, o sono proprio sbloccati da lei. No, ma sa raga che sono free to play, sì. E comunque i champion sono questi, costano tutti 7000, o se no se shoppate costano così. Vedete, questo ce l'ho Owned, quindi Auberon ce l'ho Owned, questi sono in free rotation. Perfetto, l'unico che ho Owned è Auberon. Già il match ragazzi, vedete il matchmaking simile a quello di LOL. Deve ancora migliorare questo gioco ragazzi, deve assolutamente ancora migliorare. Perché? Innanzitutto è in fase di beta, quindi ci saranno sicuramente dei miglioramenti. Per ora il gameplay è troppo semplice, c'è cioè troppo statico, skill, dietro. Qua, sentite? Poi una cosa molto forte, io ormai sono abituato con Morlock, mi piace veramente tanto. Lockheed. Una cosa che mi piace veramente tanto. Ok. Una cosa che mi piace veramente tanto, ragazzi, ma oh, sapete che vorrei tanto? Oh, ma tanto per tanto? È il fatto. Oh, non scatta più la webcam. Oh. È il fatto che c'è l'autobuy, ovvero se tu non sai cosa comprare, clicchi autobuy. Devi rimanere fermo e in 2 secondi ti prenderete mentre lo mettete in inventario. Questa è una cosa assurda. Quindi se tu non sei capace di giocare, fa l'autobuy e ti fa tutto lui. Poi ovviamente se comprate l'item per voi da soli ci sarà ovviamente più affinità, no? E ragazzi, cari miei, qui quando stai fuori combattimento tira fuori tantissima vita, quindi non c'è bisogno che per back con i recall. Appena inizia il game tu sarai bloccato con la sbarra, quindi devi premere Y per giocare, quindi per muovere il mouse senza vedere la visuale bloccata. Ed praticamente, cazzo, mi sono scordato di dirvi un'altra cosa.
Merda. Si gioca con una torre e poi il Nexus praticamente. C'è una torre e il Nexus. I minion spawnano ogni sempre perché appena muoiono l'altri già c'è quegli altri dietro pronti a rivenire. Quindi solamente sempre c'è il caricamento. Come vediamo noi abbiamo già finito perché siamo troppo forti. Olè! Greetings, Harbinger, Vedete, ci and mette subito a welcome to the caricare. Colosseum. Ovviamente non possiamo comprare niente. Vedete, visuale bloccata. Y, visuale sbloccata. I minion spawnano subito appena inizia la partita. Questo è un champion che si chiama Morlock. Con la E va invisibile. Con la W, se lo prendi dietro, gli fai più danno. Se lo prendi davanti, gli fai 94. Se lo prendi dietro, gli fai 185. E la Q è ad aria. Vedete? E fa un tot danno. Ora andiamo invisibili. Andiamo dietro. E zac! Zac! Una cosa bella anche è che le torri qui, dopo che hanno attaccato un po', The first has fallen. Oh, non ho fatto più esplodere. Dopo che, boom, le torri An enemy has fallen. hanno attaccato un po', no? Vedete questa barra sotto a quella della vita? No? La barra sotto a questa della vita, quando attaccano tanto le torri, c'è una cosa blu che si carica sotto. Appena quella blu arriva full, fai più danno alle torri e non possono attaccare. È questa sbarra qua, vedete? Boh! I danni. Perché quando uso io faccio schifo? Abbastanza carino sto gioco, non è del tutto malino, eh? Devo ancora migliorare, per carità, questo sono d'accordissimo con voi. Quindi, ragazzi, il link di registrazione sta in descrizione. Io spero che comunque, perché qualche volta lo farò anche in streaming con questo gioco, raga. E alla 24 ore, che ci sarà appunto il 20 dicembre, un po' ci giocherò. Quindi se ve lo scaricate, mi sa anche qua, 800 mega, potremmo farci qualche partita insieme, no? Quindi uso lei è un'ottima combo, quella di lei, e fagli da più di dietro. Così non riesco mai a prendere da più di dietro. Vedete come si alzano solo le skin. Poi questo Morlock ha una ulti qui, che tipo, si alza per aria. Ok. Non mi può vedere. Oh, bait bro! Porca puttana! Che culo Guardian questo has buco. been executed. Posso neanche comprare niente, vedete? Costa tutto sui 500. Cazzo, For che just idea. as mere life is not victory, mere death is not defeat. Noi abbiamo una kill e loro ce ne hanno due. Le reliquie c'è solo questa. Perché sei salito qua? Vattene! Vedete quanto si è pullato? Adesso è rimasto in lane. No, l'ho levato 213. Ho fatto male sta pigna. Fatto male? Guarda il mio alzato, dobbiamo stare molto attenti. Ora vi faccio come funziona l'autobuy. Vedete, autobuy, cliccate, state fermi e vi compro l'item. Dovremmo essere. An ally has been sacrificed. Ora abbiamo anche il 6, però non ci conviene andare perché sennò. Vedete questa vita blu qua? Che si genera sotto torre? Quando si riempie, noi facciamo più. Madonna, 250. Non è Smartcast, quindi faccio doppio W e poi clicco su. Lo vado, abbastanza carino sto gioco. Mentre se c'è meno lupi è anche più divertente, visto che non si sa neanche quanti ne ha tirati. Hanno 3 kill loro, raga, questa è la brutta. Our top tower is under attack. No, vedete ora, sì, ora quella. Vedete ora è inutilizzabile. Finché, ecco. Ora è inutilizzabile, vedete? Devi stare caricando. Arrivo! Mamma mia! No, non morì! Troppo forte. Vedete ora? Aspetto. Vedo uno. Ecco, ora mi rifugio, guardate. Guardate la vita. E come sale, 460, guardate. Oh, double. Oddio! Mamma mia! Ora shop un item!
saber. Su. Vedete, i minion già rinascono subito, non ci mettono niente a rimanere lì. Questa è la mappa 3 vs 3. L'ha portato su, ora li vedo. Vedo un cazzo, vedo. Aiuto, amico! Grazie per l'aiuto, amico mio, grazie Dante, grazie, eh. Grazie, no, veramente. Grazie, sei molto gentile. Mamma mia, raga. Che nabbi, pure qua trovo nabbi. Comunque, ragazzi, sul main mi hanno dato 75 shot restriction, non so il perché. Forse perché ho flammato quando ho incontrato tutti i miei ritardati rotti in culo, però. Ovviamente la Riot mi dà la chat ristretta a me, però a loro che sono nabbi, non mi dà niente. No, questo sistema sicuramente andrà molto lontano, lol. Vieni, che ti hai visto! Guardate la ulti. Ma l'ha annullata. Questa è molto difficile questa partita. Ci dobbiamo concentrare. Non abbiamo neanche una torre. La nostra torre è full. La loro pure. Poco da fare. Ci siamo presi la prima torre. The tower has been destroyed. Your minions are now stronger. Mi ho preso anche il drago. Ah, che buffo. Mi tocca pushare la top. Ce l'hanno stillato. Portal has been slain. Ciao. Forse dovrebbero migliorare anche l'animazione quando muore il champion, perché neanche si riesce tanto bene. The anticipation is too much to bear. Vado a split pushare. Col tab vedete. Sta tornando uno. Oh. An enemy has fallen. They must be close. Your allies are attacking the top tower. Doveva prendere la top torre questo. Ecco. The guardian has been executed. Cazzo. Qui poi anche se siete morti potete comprare, questa è una cosa molto scialla. Vai che sto tutti i bot. Vedete pure qua col fatto che non vedo la vita della torre. Ma prendi la torre! Io stupido. Il fatto è che è troppo statico secondo me come gioco. Però sicuramente miglioreranno. Lo spero perché non è bruttino. The bottom tower is under siege. What's taking so long? Honor. An enemy has fallen. Due top. È il momento di finirla. Shut down. Non ci riesco, però. C'è dietro uno di me, lo so, l'ho visto. Per poco. A guardian has been sacrificed. Mannaggia, l'ho buttato proprio un pippone, ragazzi. Un pippone. Ci servirebbe la torre top, cazzo. Merda!
top. Perché non prendono la torre top? Non prendono la torre top. Favor. I thirst for vengeance. Denied. Oh oh. Favor. Ma ci vuole 4 secondi. Enemy double kill. The enemy has lost enough. Denied. Ho qui il Nexus. A tower has fallen. Ecco. Enemy però il Nexus non si dovrebbe strength. Ci serve questa torre. Regaliamo. Facciamo roba. Andiamo, andiamo, andiamo. It's too much to bear. Too much to bear. C'è uno dello... quello sta al 13. Il loro Marlock però... FK il loro Marlock. Meno qua pusha, mentre pusha. Come LOL, no? Overall sarebbe. Questa cosa che ho fatto. Il proxy di LOL sarebbe. Perché a me, cioè? Honor. The tower has fallen. Your minions are now stronger. What a rush. An enemy has fallen. Shut down. I can hear the screams already. Ciao. Dove sto? Dove sto? Stupida, stupida. Stupida. Troppo forte, non c'entra qua. E ora andiamo bot, ci serve. Ci uscio dopo lo uscio il bot. Uso lei perché così vado più veloce. Vai vai, raga. Ci spizziamo. Favor. Tanto li difendono. What's taking Trolled? Mortal has been slain. I'm going to enjoy. Your minions are now stronger. Cioè quello muore, ma è inutile che... Ah, questa partita sarà finita perché non conosco cosa... Nabbi. An ally has fallen. Sono al 16. Vabbè, tanto non c'è bisogno di vado là. The bottom tower is under siege. Dai, dai. Shut down. Vai, 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 finitela, finitela, finitela. An enemy has fallen. Favor. GG. Quanto mi manca? Il secondo è andato Morlock, corto. Perché quello è andato bot? C'è la puttana. Stupido.
Morthal has fallen. Your minions are now stronger. An enemy has fallen. Stronzo. Double kill. Finiamo, finiamo. Abbiamo vinto! Troppo forte. Troppo forte, Galubu. Questa modalità 3 vs 3, ragazzi. Ez, lol. Victory. Io spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Se vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel like se vi ha commentato, se vi condividete. Vi ricordo che vi lascio in descrizione il link per registrarvi su Tom. E quando lo streamerò io giocherò con voi, ragazzi. Quindi mi raccomando, registratevi. Un faccio a tutti, ragazzi, anche su GameKit se vi va. Un faccio a tutti, ragazzi. Quando arriviamo a 200 like, dai, 200 per questo nuovo gioco. Dai, Galubu.